Il match clou del provinciale A11 ACS Girone A vede confrontarsi in quel di Borzoli le prime due forze del campionato. Il Real Sestri, in seconda posizione, reduce da 8 risultati utili consecutivi, ospita la capolista ASLA Perlauto, ancora imbattuta in questo campionato. 6 le lunghezze che separano le due compagini in classifica. La conquista dei 3 punti per la formazione di casa riaprirebbe di fatto il campionato. La vittoria degli ospiti potrebbe sancirne la fine anticipata. Avvio di gara dal ritmo vivace. La capolista con Roversi, già al secondo minuto, prova ad insidiare la porta difesa d'Angeloni. Efficace la sua respinta. All'11° punizione di Garbuglia. Germano in sacca di testa, ma il direttore di gara Negro, su indicazione dell'assistente, annulla per presunta posizione di fuorigioco. L'ASLA Perlauto preme in avanti, ma è il Real Sestri a passare in vantaggio. Lancio di Berti all'indirizzo di Mali. Conclusione di prima intenzione e bolide che sorprende Gardella. E il 14°. L'equilibrio alla gara viene ristabilito al 17° minuto. Ferrando, con mestiere, si conquista un penalty per questo contatto in aria con Xeca. Lo stesso Ferrando si incarica della battuta. Angeloni è spiazzato e il risultato ritorna in parità, 1-1. Si passa alla ripresa. Trascorrono solo 4 primi e il Real Sestri si riporta in vantaggio. Lungo lancio dalle retrovie per Cuscia, che prima supera in velocità Bondi e poi mette a sedere Gardella. Porta sguarnita e palla in rete per il 2-1. La capolista alza il proprio baricentro alla ricerca del pari. 37°, traversone di Boracchi e colpo di testa di Ferrando. Angeloni blocca con qualche difficoltà. A 13 minuti dal termine, il Real Sestri con Lunetta ha l'opportunità per chiudere definitivamente la gara. La sua conclusione passa a pochi centimetri dal palo, terminando la sua corsa a fondo campo. 54°. Gli ospiti ristabiliscono nuovamente la parità. Tremenda bordata di Raffaele dalla tre quarti. Traversa e palla nuovamente in gioco. La difesa stenta a liberare e l'ASLA Perlauto ne approfitta. Alcune disattenzioni e il disimpegno infausto di Atai generano l'autorete che porta il risultato sul 2-2. In pieno recupero l'ASLA potrebbe addirittura tentare il colpaccio con questa punizione di Ferrando. Angeloni respinge di piede, vanificando il tentativo. I 3 punti erano i più ambiti alla vigilia, ma fare capolino è stato il segno X. Il 2-2 mantiene inalterata la situazione ai vertici della classifica, rimandando i verdetti definitivi al proseguo del campionato.